Volete del gran sesso? È richiesto a piene mani, se volete lo do. La canzone sul sesso non è una vera canzone, per chi non la conosce, è un blues parlato, un talk blues che parla di questo problema che chi più, chi meno, ci attanaglia tutto. Io fui attanagliato al problema del sesso una volta, mi sembra nel 52, però ne conservo buona memoria ancora per poterne parlare. Se c'è una cosa di moda adesso, fatto sicuro, è proprio il sesso, quello a vagoni. Anche Lighieri col sesso prendo e la Divina Commedia dispensa e vendo. La carne in fiamme, peccatori e peccatrici, sensazioni paradisiache. E vendono, va moltissimo. Comunque alla scuola media statale hanno iniziato un piano di educazione sessuale. Sembra impossibile, pure vero, ed ha voluto dal ministero. Non ci credete? Andate e vedete, hanno già stanziato 2 miliardi per comprare i cavoli. Ma questo fatto dell'educazione non è ben visto dalla nazione. Morte alla pillola atea e nociva, per l'aspirina si gridi evviva, che poi fa lo stesso effetto. Non bisogna prenderla prima o dopo, bisogna prenderla invece. E passano anche quei noiosi mal di testa, come disse Maria Antonietta. Italia per bene, ti sveglia, ti desta, intendi l'orecchio, solleva la testa. I giovani d'oggi hanno scoperto vergogna. Chi porta i bambini non è la cicogna. Vedo sempre dei visi meravigliati a questo punto. Io non lo so come sia, fatto anticattolico e comunista. Il ministero delle cicogne è in crisi. Visto in giro un pio proclama che al religioso buon senso chiama. Far l'amore fa male al cuore. Dove entra il sesso, metaforicamente parlando, entra il dottore. E non si parli soprattutto di antifecondativi, visto che i bimbi nascono sotto i cavoli, al massimo di anticritogamici. Sempre qualcosa che dà un dolore a qualcuno. La corruzione, quando è iniziata, non c'è più niente che può fermarla. Lì dice facile, uno comincia e poi non smette più, capisci? È difficilissimo fermarlo. Degli amici, delle sere, trattenuti per le spalle, ma dove vuoi andare? No, io ci vado, no, sta con noi, no. Queste scene terrificanti, veramente. No, capisci? Uno comincia con quelle cose leggere che fa verso i 16-17 anni, poi si abitua, prende il vizio e non c'è più niente da fare, diventa un drogato. E dà la sua fazione. Da perdita della memoria, perdita dei riflessi, poca voglia di lavorare, vengono dei buchi così della pelle da tutte le parti. Un mio amico li ha avuti. Beh, poi che faccia male, è verissimo. C'è stato un rapporto americano tipo quello sul fumo. Avete sapete il famoso rapporto sulle sigarette? Dice che scopare fa male da morire. I dottori consigliano di farlo almeno col filtro. Dice si sente un po' meno, però
la salute ne guadagna. La corruzione quando è iniziata non c'è più niente che può fermarla, tutti di sesso siamo ammalati, dal divorzio ci è già arrivato. Ciò che Dio unisce l'uomo non sciolga. Cioè, è molto meglio un pio colpo di pistola che col fatto del diritto d'onore con un mese e mezzo sei fuori, te ne fotti. E quindi uniamoci gridando al mondo, morti il sesso, serpente immondo, basta l'amore, fate la guerra, sano rimedio per questa terra. Non più sovrappopolazione, non più divorzi, la coscienza a posto, e ci penseranno i superstiti.